In questi anni Galilei proseguì i suoi studi e inventò degli strumenti di misurazione indispensabili per la verifica delle sue intuizioni matematiche e per le scoperte degli anni successivi: un termometro ad aria, un compasso geometrico e militare e soprattutto il cannocchiale, inventato dopo aver avuto notizia che in Olanda era stato costruito un occhiale utile per vedere gli oggetti da lontano. Un'invenzione da lui subito applicata all'osservazione astronomica. Venivano così poste le basi per la sua adesione alla teoria copernicana. La scoperta, grazie al cannocchiale, che la superficie della Luna è simile a quella della Terra, metteva in crisi la distinzione aristotelica tra la Terra e i corpi celesti e quindi, sia pure implicitamente, confermava l'ipotesi copernicana. A questa seguirono altre osservazioni e la scoperta dei satelliti di Giove. Di tutte queste scoperte, Galileo dette notizia nel Sidereus Nuncius, alla lettera Il Messaggero Celeste, un'opera in latino pubblicata nel marzo del 1610 e dedicata al Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici. In onore del Duca, i quattro satelliti venivano chiamati Astri Medicei. L'opera ebbe vastissima risonanza in Italia e in tutta Europa. Nel 1616 da Padova Galileo rientrò in Toscana e fu nominato matematico primario all'Università di Pisa, ma senza obbligo di insegnare, e anche matematico e filosofo di corte. Negli anni seguenti Galileo investì quasi tutte le sue energie intellettuali nella dimostrazione scientifica della validità della teoria eliocentrica elaborata da Copernico. Il dialogo sopra i due massimi sistemi, pubblicato nel 1632, è la sintesi sublime di un lavoro di studio di almeno 20 anni sulla teoria copernicana. Le dimostrazioni fornite da Galilei, relative alla somiglianza tra la Terra e i corpi celesti e al moto della Terra come causa delle maree, mettevano in discussione, se accettate, tutto un sistema di pensiero, tutta una concezione del mondo che faceva corpo unico e apparentemente indissolubile con l'autorità anche spirituale della Chiesa. Quindi, nonostante la concessione dell'imprimatur, della possibilità cioè di stampare l'opera, la reazione fu aspra anche da parte di Urbano VIII. Il libro fu sequestrato e all'autore fu ordinato di presentarsi al Sant'Uffizio. Il processo iniziò il 12 aprile del 1633 e si concluse il 18 giugno con la condanna e il 22 giugno venne letta la sentenza. Il dialogo venne messo all'indice e Galilei condannato al carcere e alla biura, che firmò subito con la proibizione di stampare altre opere. Lasciata Roma già nel mese di luglio, fu accolto prima a Siena con grandi onori dall'arcivescovo cardinale Ascanio Piccolomini. Poi ottenne di potersi trasferire nella sua villa di Arcetri, agli arresti domiciliari, come diremo oggi, assistito dalla figlia Virginia. Qui proseguì nei suoi studi. Le ultime opere vennero pubblicate in Olanda nel 1638 ed erano dedicate alle ricerche sul moto. Galileo si spense nel 1642.